Ciao, allora nel video di oggi vi volevo far vedere i prodotti che utilizzo per la cura dei miei capelli. Iniziamo parlando delle criticità dei miei capelli. I miei capelli non sono né capelli né troppo grassi né troppo secchi, soffro però di dermatite, il che mi causa alcuni problemi, in particolare ho un forte prurito e della desquamazione. Quindi devo comunque cercare di contrastare il fenomeno soprattutto del prurito perché è quello che mi dà particolarmente fastidio. Per questo motivo io utilizzo ormai da anni e lo alterno ad un altro shampoo purificante, ma è sempre un prodotto di supermercato, il Clear. Questo è quello Men, perché ho appurato che quello per la donna è diverso e non fa lo stesso effetto. Questo in particolare è quello antiprurito con estratti di eucalipto. Comunque tutta la linea della Clear mi ci trovo benissimo e continuo a ricomprarla ormai da anni, dicendo, ribadisco, alternandolo soprattutto quando faccio la doccia a casa dei miei genitori con un altro shampoo che è un altro shampoo comunque antiforfora di supermercato, quindi niente di eccessivo. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che io non bado molto al bio, non bio, naturale, non naturale. Per me, se un prodotto funziona, va bene, può contenere pure le peggio schifezze dell'universo, ma se ottengo il risultato che voglio sui miei capelli, lo uso. Per quanto riguarda invece il balsamo, tendo a variare un pochino di più. Per un lungo periodo ho utilizzato quello della Splendor, quello al cocco, mentre adesso sto utilizzando della Sienna, della linea Professional, il Repair Conditioner, che era di Empower Formula, che è praticamente il balsamo, diciamo, ristrutturante. Per i capelli è questo qui. Allora, con questo io mi ci trovo molto bene, ha una formula molto densa e quindi non ne serve tantissimo e dura anche molto, e lo applico solo sulle lunghezze perché comunque non voglio andare ad appesantire troppo la cute. Lo applico, lo lascio agire un paio di minuti mentre, che ne so, magari mi lavo il viso, comunque mi insapono, poi lo sciacquo e tranquillamente, così senza altri passaggi in doccia. Alternato al balsamo della Sienna utilizzo anche i balsami che trovo all'interno delle tinte per i capelli. Le trovo molto valide come prodotto, fanno un effetto molto rinvigorente sui capelli e proteggono allo stesso momento anche il colore. Che sia questo della L'Oreal, questo della L'Oreal Excellence Cream, ma anche quelle della Olia o comunque di altri brand, in base a quale tinta utilizzo in quel momento. Comunque mi ci trovo sempre bene e le utilizzo appunto alternandole. Quando esco dalla doccia, quindi questo è quello che utilizzo all'interno della doccia. Quando esco dalla doccia applico invece della Douglas Air il Protein Repair Silk Protein and Sweet Almond Oil, che è questo qui. Questo è praticamente un trattamento ristrutturante e nutriente per capelli danneggiati. Allora, io non ho le punte particolarmente danneggiate, però comunque penso che un prodotto abbastanza aggressivo, comunque abbastanza intenso come può essere questo qui, mi consenta di avere una struttura dei capelli più resistente, e infatti sento che i miei capelli da quando li utilizzo sono molto migliorati. Ho particolarmente cura poi anche nel pettinarli. Non utilizzo spazzole tonde, non utilizzo altri tipi di spazzole, utilizzo semplicemente questa qui. Questa è una spazzola tipo la Tangle Teaser, una cosa del genere, appositamente studiata per pettinare i capelli bagnati. Quando infatti vado a utilizzarla sui capelli asciutti, non ottengo lo stesso risultato. E questa evita comunque di spezzare i capelli, comunque scioglie i nodi in maniera un pochino più gentile, quindi dà una pettinata ai capelli in maniera più aggraziata. E poi passa la piega. Io tendo a minimizzare il contatto con il phon e quindi do comunque una asciugata a grandi linee, lascio comunque i capelli leggermente umidi per non andare a stressare completamente il capello, e poi li divido a metà e li arrotolo per formare le onde. Comunque vi ho messo, avete il procedimento completo qui nella pallina qua di formazioni, c'è proprio un video dedicato che avevo realizzato. Quindi
lascio poi asciugare i capelli durante tutta la notte o comunque per tutto il tempo necessario. Saltuariamente invece a capelli asciutti vado ad applicare della Douglas, la Fall in One, 4-in-1 All Over Cream, che è questa qui. Questa qui forse in passato ve ne ho parlato male, ma sinceramente ultimamente l'ho rivalutata, perché nel tentativo di terminarla comunque ho iniziato ad utilizzarla leggendo appunto le varie formulazioni. Sul viso non mi sono fidata di utilizzarla, però comunque sulle mani, sul corpo e sui capelli l'ho utilizzata, e proprio sui capelli mi ha dato molta soddisfazione, perché la trovo anche un valido sostituto a quella della Fito, in particolare sia la 7 che la 9. Datemi una possibilità, perché potreste rimanere stupite. Quindi questo è quello che utilizzo. In ogni caso, anche quando poi faccio la piega con il ferro, io ho il ferro quello cilindrico, quindi il ferro quello conico, che non ha la clip, quindi quando io vado ad arricciare i capelli devo reggerli per quanto riguarda la parte terminale, quindi questa parte terminale non è mai a diretto contatto con il calore. Sono già arricciati? No. Non sono mai a diretto contatto con il calore, quindi questo contribuisce anche a non danneggiare le punte. Per quanto riguarda poi invece la visita dal parrucchiere, io tendo a non andare molto spesso dal parrucchiere. Ci vado quando voglio comunque rinnovare completamente il taglio, quando voglio cambiare taglio, però per la manutenzione ordinaria, quindi per le spuntature, tendo a fare da sola. Vi ho fatto vedere in passato come li spunto, vi metto sempre qua il video dedicato, e quindi questo penso che contribuisca anche a rendere i capelli più forti e aumentarne la crescita, perché non c'è niente da fare. Se i capelli vengono spuntati regolarmente, si tolgono le doppie punte che si possono creare e si favorisce una crescita più veloce. Non c'è niente da fare, purtroppo è un diktat quasi universale. Quindi se volete capelli lunghi, folti e comunque sani, dovete spuntarli spesso. È inutile che state anni senza tagliarli, perché vi troverete i capelli con doppie punte, sfibrati alle estremità. Dovete tagliarli. Ok, detto questo vi saluto, spero che questo video possa esservi stato d'aiuto, vi possa aver dato qualche suggerimento per i prodotti che utilizzo e qualche prodotto nuovo da utilizzare in caso le state cercando. Se avete qualche commento, lo spazio qui sotto. Vi ricordo il link dove tracciarmi, dove stalkerizzarmi, che sono sempre nel box informazioni qui sotto, quindi Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat e via dicendo. E un saluto, ciao!